Nel 1470, alla morte di Giovanni di Sant'Eustachio, il figlio e l'ultimo rampollo della nobile famiglia governò le nostre terre. Alla fine del XIX secolo fu rinvenuta a Poggiocatino presso l'area di Tel Moricone un'antica medaglia che riportava impresso il suo volto e il suo nome, Eloisius Secundus, Dux Catini. Si narra che, contrariamente a quanto si pensi, la medaglia non andò persa, ma fu nascosta in modo tale che nessuno la potesse mai più ritrovare. Troilo. Ugo. Aloisio. Figli miei, il mio tempo è giunto. Troilo, piccolo mio. A te, Aloisio, lascio Poggiocatino, che guiderete con saggezza. Padre. Ugo, figlio primogenito, a te il castello di Catino, gestiscilo con onore e gloria. Oh padre, avevi promesso di donare tutto a me, i miei fratelli, così netti e deboli. Nostro padre è passato a miglior vita. No, padre! Lo hai ucciso! Hai ucciso nostro padre! Lo ha voluto lui, se solo avesse lasciato a me due castelli. E poi, era quasi morto. Gli ho fatto un favore, fratello. Tu sei pazzo! Ha lasciato a me Troilo il castello, come se non fossi in grado di imperare da solo. E tu! Tu, solo con il tuo Catino, ed io, a dividermi il Poggio con quel bambino di Troilo. Usque ad nesce! Perché? Perché, Troilo? Potevamo governare insieme al nostro fratello Ugo. Perché hai fatto questo? Maledetto. Che tu sia maledetto. Il fratricidio è un crimine grave di fronte a Dio e agli uomini. Io, Aloisius, unico signore e padrone del castello di Catino e di Poggiocatino, condanno mio fratello Troilo ad essere rinchiuso nel luogo dove ha ucciso nostro fratello Ugo. Non sono stato io,
È lui il demonio! Che tu sia maledetto! Reo di bestemmia! Costui ha bestemmiato mentre Roy lo uccideva Ugo! E questa la sua condanna! Seppur di Neria sarà la fine di mio fratello Troilo all'interno di questa torre, da oggi in poi tutti i miei sudditi la ricorderanno come la prigione del signor Troilo. Fratello mio! Ser Boccardo, o maestro, costui era vostro fratello? Sì, o mio signore, costui era mio fratello. Ser Boccardo da oggi in poi sarà a mio servizio. Ser Boccardo, anche se ho ucciso vostro fratello per bestemmia, le concedo il privilegio da oggi in poi di essere al mio servizio. Ho proprio bisogno della sua arte alchemica nel lavorare i metalli. E che si dica che io sia malvagio! Lo sanno tutti che il conte ha ucciso il fratello Ugo addossando la colpa al povero signor Trollo. Non è forse così, Magliocco? Già, persino il padre non pronunciava il suo nome. Aloisio. Lo chiamava Pierluigi, forse per disprezzo. È una belva quell'uomo. Già, Pierluigi la belva. Ehi, hey Manfredo, non può essere così sicuro che il conte sia così cattivo. Del resto, ha portato Messer Boccardo a suo servizio. Cioè, certo, dopo avergli ucciso il fratello. Vedrete, Messer Lodovico, il conte porterà un po' d'ordine a Catino e al Poggio, paese di maledetti ubriaconi. Non osare rivolgerti in questo modo, oste. Prego, lasciatela stare. Dove la portate? Il conte ha bisogno di giovani donne questa sera. E ringrazia il cielo che non ti uccida. Ma cosa dobbiamo aspettare? Che stupri tutte noi! Ogni notte accade questo. Ogni fanciulla o donna che sia diventa sua. Dovete fare qualcosa contro questo tiranno. È compito di noi vassalli tentare di avere un dialogo con il conte. Non avete capito nulla. Ci state rubando dei nostri beni, dei nostri frutti. Avete visto quanto raccolto si è impossessato? Altro che vassallaggio.
ci farà morire anche di fame. Sono d'accordo con Ludovico. Faremo una delegazione che andrà a chiarire le cose con il conte. E come speri che ci accolga questa belva? Dovrà ascoltarci per forza. Ha comunque bisogno di noi che ci occupiamo dei fondi. Io sono disposto ad andare. Stavo andando, moglie. Vengo anch'io dalla belva. Stiamo andando. A presto. Vedrai, quando ci vedrà e ci ascolterà, le cose miglioreranno. Cosa ci fate qui? Siete pazzi! Andate via finché siete in tempo. Togliti, maestro. Hai il cuore gelido come i metalli che lavori. Non capisco come tu possa essere ancora suo servo, dopo tutto quello che ti ha fatto. Solo con me. E così vassalli e contadini si lagnano delle mie azioni. Ombreggia in paese che io sia un tiranno. No, mio signore, il popolo chiede solo un gesto. Io dunque deprederei i raccolti, calpesterei i vostri diritti, o pecco di menzogna? Tu, che cosa produci dal mio omaggio federale che io ti sto privando? Il mio beneficio è un vigneto, mio signore, con del buon vino. Soldati! Domando dunque ai miei soldati, il vino che tutti i giorni vi sforzate a bere è forse un buon vino? No, il vino non è degno di voi, messere. Non è possibile, il mio vino è... Maestro Boccardo, portate mezzo tino di vino di questo impertinente, ora! Bevi il tuo vino e dimmi se è buono. Ho bisogno di calice, mio signore. Inginocchiati e bevi quel vino, come un maiale. Ma io... alla vostra salute, messere Pierluigi. Usque ad necem, il tuo vino non è buono e il mio nome non è Pierluigi. Sir Boccardo, porta del buon cibo ai miei ospiti, gli avanzi dei bravi, cibo che è stirpato ai miei vassalli minori e frutto della corvée del povero popolo, ed è giusto che io li venda. Mi ucciderà. Mangia! O vassallo, nutriti, ingozzati! Perché lamentarsi? Perché i miei vassalli si lagnano? Non hanno capito cosa il loro signore gli concede? La vita! Questo è il mio dono! Notaro, scrivi che le terre di questi zoticoni vengano assegnate a me. In mixiumanum non fu rispettata. Pertanto, ahimè,
la vita persa. Ripulite il castello da questi traditori del giuramento vassallico. Dove andate? Dove state andando? Dove vuoi che andiamo, Magliocco? Sono due giorni che non abbiamo notizie né di Ludovico né di Manfredo. Li ha uccisi tutti! È questa la verità! Vedrai che torneranno, forse... Sei un ingenuo! Li ha uccisi! Non hai capito! Non hai ancora capito! Ci ucciderà tutti! Noi ce ne andiamo a Poggio nel Teto, così come stanno facendo in molti. Tu, fa come vuoi. Come pensate di ucciderlo? Con quei bravi sempre al suo fianco? Dobbiamo trovare un modo, signore. Possibile che dobbiamo farci ammazzare senza fare nulla? Ha ragione, messer Magliocco. È impossibile sbarazzarsi di questa belva. Ho saputo che a Catino ha fatto strangolare 20 persone, rei di bestemmie. È vero. Le urla di quei poveracci si udivano dal Monte d'Ancia. Eppure ci deve essere un modo. Che c'è? Vi porto altro vino? Il migliore, di messere Ludovico. A me, quel Pivelli, non è mai piaciuto. Il conte vi vuole a cena a palazzo questa sera. Tu e messere Magliocco. Sarete voi che avrete il privilegio di assaggiare le primizie del conte. Non fate quelle facce. Il conte ha deciso di recuperare il rapporto con il suo popolo. Tornate al lavoro. E al calar del sole recatevi a palazzo. E non fatelo attendere. Andiamo. Proprio noi, una minuziosa scelta del conte. Proprio noi. In quanti siamo rimasti in paese, messere? Forse la belva si è resa conto che sterminandoci tutti, le sue terre andranno in malora. Cosa sei venuto a fare, moglie? A Roma il Papa è preoccupato dei tuoi metodi eccessivi, dei tuoi soprusi. Addirittura hai dato trabocchetti per uccidere i sudditi. Ha! Gli ha mandato te, mia moglie, a persuadermi. Non conosci i funghi, moglie? Un cortese dono dell'oste. Sono per cena i miei amati sudditi. Pierluigi, ascolta! Non osare chiamarmi in quel modo! Il mio nome è Aloysius Secundus Dux Catini. Perdonami, mio signore, non puoi perseverare. Debbo portare ordine al castro. Degli inetti vassalli minori non sanno gestire terre, né tantomeno il popolo. E questi sono i miei metodi. Qual è la differenza tra me e il pontificato? Che io uccido con artificio e loro no? Nemmeno tuo cugino Teodoro potette tanto. Anche feroce assassino. Teodoro era un debole, come lo era mio padre. Come lo era Ugo? Come lo era Troilo? Non osare giudicare, donna. Vada via, o mia signora, finché ne avrà la possibilità. Questo posto è diventato un infero. Voi sapete qualcosa su imminenti e prossime mosse del conte? Lumache e funghi,
Queste sono buone da morire. È una ricetta speciale del Pivelli, molto amico del conte. Evitate di mangiare i funghi. Quel maledetto bastardo di Noste. Lo sapevo che spiava i nostri discorsi. Permettetemi di brindare a con tanta salute che traggo dai vostri volti. Allora, brindiamo con questo amatissimo vino. Codesto nettare, così dolce e tosto. Se la mente mi assiste, non era di quel vassallo... Come si chiamava? Ludovico, mio signore. Il suo nome era Ludovico. Ludovico, sì. Vero. Peccato. Era un bravo vinaiolo. Prego, mangiate pure. Nella speranza che questo sia l'inizio a un ritorno di un rapporto di convivenza tra il vostro signore, che Dio ha voluto che sia io, e voi, benedetto popolo. Pensate, ho fatto raccogliere stamane a Tancia funghi e lumache solo per voi. Iniziate. Certo, signor conte, ma come possiamo noi, i vostri umili sudditi, assaggiare con tanta bontà prima di lor signoria? Che cortese! Siete i miei ospiti e questa sera siete i padroni della mia tavola. Non abbiate timori, sarà un nuovo inizio, soprattutto per voi, credetemi. Ora puoi versare anche a me. Ecco, empi il mio piatto. Signor Conte, l'emissario del Papa è arrivato. È in conversazione con vostra moglie al momento e vuole conferire con lei, o mio signore. Ancora! Ancora mi si accusa di essere un feroce tiranno. Il Papa non crede a quello che ho già più volte spiegato. Perdonatemi, ma devo spiegare al Papa, per l'ennesima volta, che sto ricongiungendomi al mio popolo e questa sera ne siete voi testimoni. Prego, continuate pure, anche senza di me. Presto! Gettate tutto qui dentro. Forza, pulite per bene i vostri piatti, tranne quello del conte. Sarà un'ottima cena per i suoi soldati. È ora che fuggiamo a Poggio Melteco, ma prima... Catino per proteggermi. E il Papa dice che non ho bisogno di protezione. Senza i miei bravi assassinati. E il popolo che si ribella. No, mio signore. Il Papa dice che potete difendervi da solo, dal vostro popolo, che ne siete capaci. Del resto non è rimasto che qualche vecchio e pochi contadini al paese. Si è bloccato. Recatevi a Poggio Milteto, prendete del denaro con voi e assoldate 10 mercenari a mio servizio. 10 mercenari? 10, 20, 100. Voglio vedere il sangue di questo popolo ribelle e irriverente sgorgare sino alla Calantina. Cosa diavolo scrivete? Notaro. I vostri maledetti resoconti. Le vostre maledette scritture, la vostra maniacale precisione per i siffatti accaduti e mostrando tutto questo all'emissario del Papa. Non è forse così, notaro?
I miei soldati, maestro! Presto! Maestro, dove siete? Portate dell'altro vino, accidenti, che tra non molto lo offrirò ai miei nuovi soldati. Eccomi, oh mio signore. Sto arrivando. Allora, dov'è il mio vino? Ma cosa diavolo avete tra le gambe? Oh mio signore, che volete che sia? E cazzo e coglioni. Il vino della botte migliore sta uscendo e non so come riparare a tale situazione. Cosa? Il mio vino? Ma siete impazzito, maestro? Mi dispiace, ma non riesco a fermarne la fuoriuscita. Anche tu, inetto. Lo sai cosa dovrò fare con te, maestro? Presto, andiamo a vedere al cellario. Il mio prezioso nettare, guarda che spreco! Vede, maestro, credo di aver ucciso il fratello sbagliato. Se avessi ammazzato voi, tutto questo non sarebbe successo. Mi si accusa di aver massacrato un'intera popolazione. E non ho fatto forse bene. Neanche a riparare una botte siete capaci in questi maledetti castri. Presto, fate presto! Venite, accidenti! Ah! Maledetto! Messer Porcardo, dove siete? Presto, prima che sia troppo tardi! Fate presto, prendetelo. Aspettate. Presto, Agnello. Venite tutti. Aiutiamo a far scendere il nostro signor Conte. Ah!
usque ad necem. È tutto finito. Non è rimasto che questo della belva. E credo che debba tenere il reve, signora. Usque ad necem. Troilo, grazie all'astuzia di Boccardo, sopravvisse e fu liberato dalla sua prigionia. Fu obbligato dalla Chiesa però a rinunciare a titoli, beni e proprietà e a ripudiare per sempre le sue nobili origini. Era l'ottobre del 1477, fu questa la fine di Pierluigi, l'ultimo rampollo della nobile e superba famiglia di Sant'Eustachio, che aveva posseduto i nostri paesi per 275 anni. Ah, dimenticavo, in merito allo spettro della belva, lasciamo alla vostra cervella ogni esplicazio, o miei sudditi. È una bambina, figlia mia. È la nostra piccola Crezia.